Seguì campagne di informazione pubblicitarie in tutto il mondo, comprese quelle elettorali dei presidenti Kennedy e Nixon. Fu al fianco di grandi campioni sportivi come Fausto Coppi. Per anni curò l'immagine del Corriere della Sera. Assomiglia ad una favola La vita di Alceo Moretti, pioniere della comunicazione, a cui è intitolato il contest aziendale che vede coinvolti gli studenti del corso in strategie per i mercati internazionali della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. La competizione al con l'edizione 2018 incentrata quest'anno sulla realizzazione di una campagna di comunicazione per la Fratelli Guzzini di Recanati, azienda leader nella produzione di articoli di design per la casa e partner del progetto. Questo corso di strategia per i mercati internazionale lascia all'interno di una magistrale, di una laurea specialistica molto orientata a creare work-ready students, cioè studenti pronti per essere immessi nel mondo del lavoro. E questo è anche l'obiettivo per cui abbiamo costruito questo. Contest con l'idea di simulare la realtà e far avvicinare sempre di più gli studenti a quello che è il mondo del lavoro. La sfida che il partner di quest'anno che è la Fratelli Guzzini ci ha dato è quella di provare a sperimentare con una realtà molto interessante quelle che sono le sfide per mercati nuovi, mercati che hanno esigenze particolari, mercati che hanno bisogno di competenze e di conoscenze per entrare efficacemente. Sempre un'occasione straordinaria di parlare poi con persone che sono sgombre di ogni pregiudizio e quindi sicuramente tutte le volte che possiamo parlare con loro eh, l'esperienza diventa sempre più arricchente. Il messaggio che ha lasciato papà, o meglio il messaggio che avrebbe voluto dare oggi ai ragazzi, era sempre quello di osare studiate, preparatevi, approfondite, ma in quel momento poi osate, cercate anche strade nuove e credo che questo corso vada in questa direzione. Lui ha sempre creduto in un'università che, che fosse molto integrata nel tessuto imprenditoriale. Qui in questo corso abbiamo visto che hanno partecipato a questo contest le realtà più importanti della regione, quelle più innovative, quelle più attente anche al mercato, al marketing, all'internazionalizzazione e di questo lui sarebbe stato molto felice.